quando lo evitiamo in fase successiva. Buongiorno a tutti quanti. Come vedete siamo su una parola differente, stiamo facendo questa serie di predicazioni sulle parole importanti che Gesù ha lasciato nella sua ultima, nel suo ultimo discorso, dal capitolo 13 al capitolo 18 di Giovanni. Ci sta questo lungo discorso di Gesù che ha fatto insieme ai suoi discepoli, per cui l'ha fatto insieme con noi, perché noi siamo i suoi discepoli attualmente, dove ha parlato molto e ha messo in evidenza alcune parole. Per due settimane abbiamo visto una parola che a noi piace tanto, essere amati, però diciamo che so anche un'altra parola, essere odiati. E volevo cominciare facendo una domanda a cui non dovete rispondere, rispondete dentro di voi. Da quando siete diventati credenti, siete sei più popolare o meno popolare presso le persone che conosci? Non dovete rispondere, rispondete. Ti è mai capitato che un familiare, un conoscente, un amico, un'amica ha pesantemente criticato il fatto che voi avete deciso di seguire Gesù, di fare dei determinati costi, come venire la domenica, andare agli incontri di chiesa, oppure qualcuno che addirittura ha osteggiato, ha messo i bastoni fra le ruote per poter impedire a voi di fare quello che sentivate di fare, siamo diventati discepoli di Gesù? Quando ti ritrovi nelle parole di questo salmo, Salmo 35, versetto 11, versetto 15 e poi 19. Si alzano contro di me perfidi testimoni, mi interrogano su cose delle quali non so nulla, mi rendono male per bene, desolata è l'anima mia. Eppure io, quando erano malati, vestivo il cilicio, affliggevo l'anima mia con il digiuno e pregavo con il capo fino sul petto. Camminavo triste come per la perdita di un amico, di un fratello, andavo chino e oscuro in volto come uno che pianga sua madre. Ma quando io vacillo, essi si rallegra, si raduna contro di me gente abietta che io non conosco, mi lacerano senza posa. Non si rallegrino di me quelli che a torto mi sono nemici, né strizzino l'occhio quelli che mi odiano senza motivo. Se ti è capitato di aver accettato il Signore come tuo Salvatore, di aver accettato Gesù, e poi hai sperimentato un qualche cosa di simile, benvenuto nel club, non sei da solo. La Bibbia definisce questo atteggiamento con una parola molto specifica, che ricorre sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Mi dai la prossima? Sono queste parole qua. Nell'Antico Testamento è Samè e nel Nuovo Testamento il greco è miseo, che significa semplicemente odio. E questa è veramente una parola primaria, non è che spesso vi dico questa parola viene da... No, questo definisce una condizione specifica. Io ti odio con tutto me stesso, proprio non ti sopporto, non voglio vederti, vorrei il male per te. Quello che di peggio ti può capitare, io te lo odio, io ti odio. Nel capitolo 15 di Giovanni, prima che Gesù iniziasse la passione, Gesù mette in guardia i suoi discepoli, quindi noi, a me e a te, dicendo loro di non aspettarsi gli applausi del mondo. Non vi faranno gli applausi perché sentirete me, anzi, mi se il mondo vi odia, Giovanni 15, versetto 18, da 18 al 21, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste nel mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete nel mondo, ma io vi ho scelto in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta, il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora che non hanno scusa per il loro peccato, chi odia me?
odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessuno ha mai fatte, non avrebbero colpa, ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre mio, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Oggi vogliamo fare assieme un po' di domande su questo brano della scrittura, e vogliamo chiederci: perché di questo odio? Perché? Come mai il mondo ci odia? Prossimo. Perché il mondo ci odia? Versetto da Giovanni 15, dal 18 al 19. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Vorrei vedere un minuto di un filmato che è passato sulla Rai, di una persona che parla di odio. Io non ho voluto questa commissione contro l'antisemitismo, come è stato scritto da qualcuno, ma assolutamente contro l'odio, la parola odio. E come tale vorrei che fosse vista, sentita, vissuta e programmata. Perché l'odio non è che è soltanto quello contro uno, è l'odio in generale, questa atmosfera di odio che io ho vissuto nei fatti, oltre che nelle parole. È una parola orribile, e combatterlo con quello che democraticamente si può fare mi sembrava una cosa che avrebbe dovuto avere l'applauso, tra virgolette, generale. La persona che avete visto è una persona abbastanza famosa, si chiama Liliana Segre, è una delle poche sopravvissute italiane ancora viventi alla Shoah. La Shoah, l'olocausto nazista, quello che ha ucciso 5,9 milioni di persone. Su che base? Sulla base dell'odio. Sulla base dell'odio. La soluzione finale era massimamente dedicata all'odio verso gli ebrei, ma alla fine della guerra aveva cominciato a spostarsi, a virare anche verso altre categorie di persone, tra cui c'erano i cristiani. Ci sono stati cristiani di qualsiasi denominazione, sia protestanti, sia evangelici, sia cattolici, che sono stati uccisi assieme ai 5,9 milioni di ebrei a motivo dell'odio. Se io fossi nato nel 1932, cioè 30 anni prima, io sono nato nel 62, se io fossi nato nel 32, probabilmente io, la mia famiglia e i miei figli sarei stato messo su un furgone, messo dentro un vagone ferroviario piombato e spedito a morire in un campo di concentramento. Su che base? Sulla base dell'odio. Dell'odio. E alla prossima pagina. Questa è la mappa dell'odio verso i cristiani nel mondo, aggiornata agli ultimi dati. Questa è tratta dal sito di Porte Aperte. E vedete che attualmente nel mondo si stima, perché questa è una stima chiaramente, ci sono 245 milioni di cristiani perseguitati. 245 milioni. E ogni anno vengono uccisi, come stima, 4.305 cristiani. Per darvi un rapporto di che cosa è stata la Shoah, di che cosa è stato l'olocausto, ci vorrebbero 1307 anni per raggiungere la stessa quantità di persone che sono state uccise in una sola in un solo evento, quello della Shoah. Però ci sono 4.300
5 cristiani uccisi ogni anno e 3150 arrestati e di cui non se ne sa più niente. Allora, io ti dico, tu dovresti ringraziare, io dovrei ringraziare ogni minuto il fatto di potermi riunire in questo posto liberamente e professare la fede che noi abbiamo, di poter adorare il Signore in maniera libera, di poter pregare e di poter testimoniare a Cristo, Cristo alle altre persone. Sfruttiamo questa opportunità, la sto sfruttando questa opportunità, oppure voglio farmi amare dal mondo? Non puoi farti amare dal mondo? Vuoi farti amare? Puoi provare ad uniformarti al mondo. Mi metti la prossima pagina. No, indietro. È successo un po' un macello su questa volta, perché penso che manchi proprio un punto. Vediamo un attimo. Vabbè, andiamo così. Se, il versetto dice, se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché siete stati, poiché siete del mondo. Ora, che cosa dice Gesù? Se tu fosti del mondo, il mondo ti amerebbe, ma il mondo non ama le persone perché gli vuole bene, ma semplicemente perché sono sue, sono del mondo, in quanto le possiede. Perché allora vengono perseguitati i cristiani? Perché non si mettono l'uniforme. Perché non si mettono quello addosso, quello che il mondo vuole. E l'uniforme varia di tempo in tempo, a seconda del momento storico, delle dinamiche sociali, per cui tu dovresti cambiare maglietta per essere gradito al mondo, di volta in volta, a seconda di quello che è la banderuola politica, sociale o di eventi che succedono. E qualcuno mi ha detto, quando ho citato un'altra volta questo brano, dicendo, beh, anche tu hai messo l'uniforme, no? Tu hai messo l'uniforme del cristiano, per cui tu sei cristiano, metti l'uniforme. Le parole di Gesù erano differenti. Mi va di dietro Benjamin. Allora. Ma io vi ho scelto voi in mezzo al mondo. Cosa significa? Che Gesù mi ha scelto quando io ero in mezzo al mondo, quando io ero del mondo. Non è che ha aspettato che io diventassi perfetto, non è che ha aspettato che io mettessi la giacca giusta, l'uniforme giusta, ma mi ha scelto esattamente così come ero, con tutti i miei peccati, con tutti i miei problemi, con tutte le mie limitazioni, con tutti i miei dubbi, con tutti i miei difetti. Mi ha scelto, io sono stato scelto nel mondo così come ero. Non c'è stato un momento in cui lui ha detto un attimo, per metterti la mia divisa, tu dovrai essere così, così, così. Gesù ha detto una cosa molto più semplice. Io ti ho scelto. Poi ti modifico, se tu mi segui. Io ti ho scelto. Non abbiamo dovuto attendere di diventare perfetti per essere accettati. Ma siamo stati scelti. Ora cosa preferisci? Metterti l'uniforme del mondo per cercare di essere gradito al mondo? Oppure essere accettato, essere accettata così come sei, così come vieni, così come sei stata creata e così come sei diventata per virtù del peccato? Facendo questa scelta di accettare, di essere scelti da Cristo, sono saliti sui carri piombati assieme agli ebrei della Shoah circa 300.000 credenti, fratelli e sorelle in Cristo. Facendo questa scelta, oltre 4.000 credenti vengono messi a morte ogni anno. Tu sei benedetto, tu sei benedetta di stare in un posto dove tu non rischi la vita per professare la tua fede, ma devi comunque decidere di scegliere di stare dalla parte giusta, oppure
vuoi essere, se, oppure vuoi decidere di essere accettato e mettere la tua bella uniforme, oppure devi testimoniare di chi ti ha scelto. Ora, l'abitudine del mondo è quella di scegliere in base all'uniforme. L'abitudine di Gesù è quella di sceglierti. Un'applicazione per te, un'app, visto che abbiamo tutti quanti gli smartphone, accendete e scaricate un'app. Quale abitudine del mondo devo abbandonare per essere pienamente di Gesù? Cosa sto facendo che non mi rende pienamente di Gesù? Perché il mondo ci perseguita? Perché ci perseguita? Perché ci perseguita? Il versetto è: ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Avete notato che nel brano di Giovanni non ci dice soltanto che saremo odiati, eh? Attenzione, perché odiati, vabbè, ti odiano. Mi stai qua, mi stai qua, c'è poco da fare. Ma anche ti perseguito, non solo ti odio, non solo voglio il male di te, ma io te lo faccio il male. Io ti faccio male. Io ti perseguito. Perseguito significa che io, la parola proprio l'etimologia, è che uno che corre davanti, l'altro che gli corre dietro per ammazzare ogni botte. È questo l'etimologia. Qui Gesù ci dà due notizie. Una è cattiva e l'altra è buona, per fortuna. Una cattiva è che è matematico che saremo perseguitati, perché dice: se hanno perseguitato me, matematicamente perseguiteranno anche voi. Per cui state tranquilli, succederà. Tranquilli, succede. Questa non è una bella notizia. Ma la buona notizia è che dice: se hanno ascoltato me, io non servirò più in presenza, perché se hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Se hanno ascoltato me, quelle persone, voi mi state ascoltando perché voi siete i miei discepoli, diceva Gesù, allora ascolteranno anche voi. Voi sarete i miei testimoni. Tra i credenti che finirono nelle camere a gas dei campi di concentramento, ci furono persone che si rifiutarono di cedere, continuarono a testimoniare Cristo prima di essere messi dentro i forni crematori. Attualmente ci sono persone che si rifiutano di cedere, pensate in Corea, pensate in Arabia Saudita, si rifiutano di abdicare e di dire: no, io non sono più cristiano, io non credo in niente, oppure divento islamico. Preferiscono morire piuttosto che negare. Tra i 245 milioni di credenti che sono perseguitati nel mondo, moltissimi continuano a parlare di Cristo. E che succede? Lo sapete che succede? Ci sono persone che si convertono, famosa la Cina, il tasso più alto di conversioni in questo momento al mondo è nel posto dove c'è meno libertà. La Cina è uno dei posti dove i cristiani vengono più oppressi. Il tasso più alto, al di là del fatto che sono tanti lì, ma il fatto che lì ci sono persone che accettano Cristo sapendo che verranno perseguitati. La promessa di Gesù: se ascolteranno, se hanno ascoltato me, ascolteranno voi. Ci sono altri come noi nel mondo che aspettano la parola di Gesù. Vi ricordate Matteo 28? Fino all'estremità della terra, fino alla giù. Certo, non è una cosa piacevole, eh? Non dico che è una cosa piacevole. La persecuzione spaventa. A me personalmente sono tranquilla adesso, ma spaventerebbe sapere che al governo della nazione vada qualcuno che dice: no, non è più possibile aprire una sala di culto, o non è più possibile professare se non la religione che ti dico questa. A me spaventerebbe.
potrei essere spinta a dire: ma chi me lo fa fare, scusa? Ma chi me lo fa fare? Subire, patire, rischiare la vita. Ma rifletti un attimo. Qualcuno ha rischiato, ha subito e ha patito per parlare di Cristo. Magari non rischiando la vita, ma ha rischiato lo scherno e il ridicolo, la reiezione sociale da parte di parte della sua famiglia, per venirti a parlare di Cristo. E tu sei il frutto di quella persecuzione subita da altri credenti per parlarti di Cristo. In grande e in piccolo, tutti quanti subiscono delle persecuzioni. Ma nonostante tutto ti hanno parlato di Cristo. Una trappola scaricata sullo smartphone della tua anima. In quale ambito, famiglia, scuola, lavoro, amici, devo riprendere a parlare di Gesù? In quale ambito devo continuare o riprendere o iniziare a parlare di Gesù? Adesso siamo su tre, vabbè, fermo lì. Perché il mondo perseguita chi opera il bene. Ma tutto questo, dice Gesù, ve lo faranno a causa del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato. Che strano, il mondo apprezza tanto quello che fanno i cristiani. Statisticamente, è stata fatta una statistica degli ospedali che sono stati aperti nel mondo, soprattutto nel terzo mondo. Le varie denominazioni cristiane, cattoliche, protestanti, evangeliche, eccetera, sono quelle che hanno aperto circa il 77% degli ospedali in quei posti. Il resto sono state promesse dalle associazioni laiche, Medicine Senza Frontiere, Open Arms, eccetera, ma il 77% sono state aperte sono di origine cristiana. E quello va bene, però un attimo, basta che non dici perché lo stai facendo. Finché facciamo opere buone, come gli altri, perché un attimo, non è che soltanto i credenti fanno opere buone, eh? C'è da dire che anche persone che non credono fanno delle opere stupende, ma non lo facciamo in nome di Gesù. Allora tu puoi fare qualsiasi cosa a questo mondo, verrai apprezzato. Basta che non dici io lo faccio perché Gesù ti ama. Nel momento che tu dici Gesù ti ama, allora diventi visionario, fondamentalista, intollerante, ti dicono che Dio non esiste, che tu sei un presuntuoso a credere che soltanto il tuo va bene, mentre quello dell'altra parte non va bene, vuoi avere sempre ragione, che mica hai detto che Gesù è l'unica via, ci sono tante vie, Gesù è una bravissima persona, però c'è anche questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Perché accade questo? Gesù lo spiega nel prossimo versetto, però prima voglio darti un'app per lo smartphone tuo personale. Cosa devo fare di nuovo che non faccio perché sono criticato o criticata pesantemente? Che cosa devo fare di nuovo che ho smesso di fare o che non ho mai fatto con la paura che mi critichino per testimoniare di Gesù? Allora, perché succede tutto questo? Gesù dice: chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ammettere che Gesù opera in questo mondo, attraverso lo Spirito Santo, e attraverso i suoi discepoli significherebbe ammettere che Dio esiste davvero, che Dio opera in questo mondo, che Dio ama il mondo. E questa è una cosa che il mondo non vuole accettare. Non gli interessa proprio. Chi odia Dio, chi odia Gesù, odia anche Dio e per posizione odia anche te, che dici di appartenere a Dio e che dici di operare su quello che ti ha fatto Dio e che dici di operare tramite le parole che ti ha dato Gesù di amare il prossimo tuo come te stesso. Se io ammetto che le opere che stai facendo sono quelle che fai perché Gesù te le chiede, devo ammettere che Dio esiste e per questo per il mondo è completamente
Gesù l'ha descritta questa situazione, non è che non lo sapeva, eh? Non è che è una cosa nuova, viene dalla prossima. Gesù l'ha detto, Matteo 10, versetto 16: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E qual è la situazione più pericolosa per una pecora? Di essere mandata, non dice io vi lascio in mezzo ai lupi, attenzione. Attenzione alla parola che dice Gesù, io non è che dice io vi lascio come pecore in mezzo ai lupi per cui state lì. No, no, io prendo il velo e dico: vedi quel branco di lupi là dentro. È bella differente la cosa, eh? Gesù ci manda come pecore in mezzo ai lupi. E ci dà qualche raccomandazione: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Lui ha detto: usate il cervello, ve l'ho fatto il cervello, usate. Andateci in mezzo ai lupi, però attenzione, guardatevi intorno a chi vi può far male e siate come colombe, siate semplici come colombe, non cercate di fare compromessi per cercare di stare più al tranquillo. Un'altra rabbia. A quale persona devo rammentare che solo tramite Gesù può essere salvato? Chi è che conosci nella tua famiglia, nelle tue amicizie, nei tuoi compagni di lavoro, che ti dice che sì, per carità, io mi sento lo spirito, questo, quell'altro, e sto facendo la novena, questa, sono andato a fare il pellegrinaggio, quell'altro, sono andato in quel tempio buddista, ho messo quella, eccetera, eccetera, eccetera. E tu gli devi dire no, non ti serve niente, ti serve Gesù. Qualche volta è difficile dirlo. E alla prossima peggio. Sì, però perché accade tutto questo? Scusate, Giovanni 15, versetto 25. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Allora, qual è il piano di tutto ciò? Gesù è un Dio di pace, un Dio di amore, no? Perché Gesù permette che i suoi discepoli vengano perseguitati, inseguiti, uccisi? Perché non può fare in modo di farci gradire dal mondo? Oh, Gesù è un impedito. E che gli costa a lui? Se resuscita un morto da una bara, sarà pure capace di smorzare l'aggressività della persona che mi viene contro con una accetta. Sapete vero a quale brano si riferiva Gesù quando dice mi hanno odiato senza motivo, vero? Abbiamo letto all'inizio, Salmo 35. Era la legge, era all'interno della legge della Bibbia, dell'Antico Testamento, c'era il Salmo 35 che diceva proprio: mi hanno odiato senza motivo. Il Salmo 35 è un salmo di Davide, dove Davide riflette per dire: Signore, non capisco, io sto facendo del bene. E questi mi trattano male. Io sto facendo tutte queste cose per loro, vado in giro, mi metto il cilicio per loro, piango per loro, mi batto, sono triste per loro perché loro sono malati e io sto male per loro. Prego per loro, faccio loro e loro mi restituiscono quel bene 100 volte in male. Perché? Perché? Salmo 35: non si rallegrino di me quelli che a torto mi sono amici, ne strizzino l'occhio quelli che mi odiano senza motivo. Questo è il versetto che sta citando. Ora, Davide ci è voluto un pochino per avere risposta, soltanto 1000 anni, perché lui ha fatto questo salmo dicendo: è uno dei tanti salmi dove si sente il calore di una persona che non ci sta, di dire: ma insomma, Dio, ma io sto facendo tutto quello che sto facendo cordoglio per persone che nemmeno conosco, che manco conosco, e questi mi stanno inseguendo per uccidermi. Oh, perché succede tutto questo? Uno si aspetterebbe che Dio gli dice: guarda, dai una pacca sulle spalle e ti spiego. Non è successo così. L'ha spiegato Gesù, probabilmente quando ha visto Gesù gliel'ha spiegato, perché sono convinto che Davide ha detto: scusa, Gesù, mi
mi spieghi sta cosa? E Gesù l'ha spiegato, noi lo conosciamo, la risposta 1000 anni dopo, per bocca di Gesù, che dice: Davide, succedeva perché tu stavi servendo me. Perché Davide stava servendo Gesù in quel momento. E servendo me stavi andando contro il mondo. Non avevi l'uniforme giusta. Tu dovevi avere l'uniforme giusta per essere gradito al mondo. Stavi parlando loro di un solo Dio. Tutti quanti intorno c'erano tanti dei e tu gli dicevi: no, un attimo, l'unico Dio che c'è è quello che sta in quel tempio lì, che sta a Gerusalemme. Stavi parlando loro di un solo Dio, di una sola vita, di una sola salvezza. Stavi dicendo cose che loro non avrebbero mai potuto accettare. Per loro era davvero troppo. Come avresti potuto farli consapevoli di questo se io non fossi venuto? Tu mi stavi servendo. Tu e Dio siamo l'adempimento di quello che Davide chiedeva senza avere risposta. Davide aveva chiesto perché succede tutto questo. Gesù, 1000 anni dopo, dice: eccola la risposta. Sono i miei discepoli del perché succede tutto questo. Perché io sto mandando loro come pecore in mezzo ai lupi. Per noi è facile capire. Per noi è facile capire. È per quello che, oltre al fatto che siamo benedetti perché siamo in un posto dove possiamo adorare il Signore senza avere problemi, noi siamo benedetti perché Gesù ce lo spiega. Ma ci è voluta una bella dose di fegato e di costanza a credere in un Dio che non aveva spiegato, che avrebbe spiegato prima o poi perché venivano perseguitati, perché succedeva tutto questo. All'epoca si doveva credere in un Dio che prometteva un Redentore, un Salvatore, ma di cui in quel momento non c'era traccia. Vi ricordate che cosa disse Gesù a Tommaso quando Tommaso gli diceva: ah, io crederò soltanto se gli ficco un dito dentro le dita forate, se mi metto, ficco un dito nella ferita sul costato. Vi ricordate le parole, no? Le parole sante erano: perché mi hai visto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto ma hanno creduto. Beati sono gran parte dei credenti dell'Antico Testamento che hanno creduto senza vedere Gesù. Noi l'abbiamo visto Gesù, noi lo vediamo Gesù, noi lo vediamo operare, per noi è più semplice. Noi dobbiamo testimoniare di Gesù. Allora, chi parlerà al mondo di Gesù? Chi parlerà? Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fino al principio. Certo, messa così, potrebbe essere abbastanza sotto pressione, potrei essere abbastanza sotto pressione, sentirmi dire che io sono l'adempimento di una profezia di Davide. Devo provvedere a convertire il mondo attraverso le mie parole. Allora, guardate il versetto. Chi è che si occuperà di testimoniare al mondo? Chi è che testimonia di Cristo al mondo? Spirito Santo. Poi dice: anche voi, non solo voi, voi insieme con lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? È Dio. Chi è lo Spirito Santo? È Gesù. Noi stiamo lavorando, noi siamo collaboratori, cooperiamo insieme con Gesù. Noi non siamo da soli, lo Spirito continuerà a parlare al mondo di Gesù. Noi saremo mai da soli, ma saremo dei collaboratori nella sua opera, anche voi, non solo voi, ma anche voi, con qualcuno che sarà più potente. E chi è più potente di colui che ha creato il mondo? Dio, sotto forma di Spirito Santo. Noi dovremmo affiancare l'opera. Lo sforzo, come sempre, maggiore, quasi tutto, sarà di Gesù. Tutto
ti sei sforzato per creare il mondo. Tu ti sei sforzata per creare i cieli e la terra. Chi l'ha fatti? C'è una bellissima canzone che cantiamo che dice: tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare. O mio Signore, mi hai fatto come te. Tu ti sei sforzato per essere creato. Il peso è di Gesù. Chi è che testimonierà al mondo? Lo Spirito Santo. Tu sarai chiamato a collaborare, tu sarai chiamata a collaborare, a cooperare con Lui. Ultima: quali attività personali o di chiesa farò per rendere testimonianza a questo Gesù? In conclusione, perché Gesù ha voluto che noi sapessimo che saremmo stati odiati? Ci piaceva tanto le due predicazioni precedenti, dove sarete amati, amore, 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 ci piaceva tanto. E uno che mi viene a dire: guarda che ti capiteranno cose brutte tanto, sinceramente mi piacerebbe che ti la senti, non me lo dire, almeno spero di no, vivo nella speranza che ti sbagli, che non capiterà a me, che capiterà a qualche un altro. Gesù sapeva che c'avrei avuto questa reazione, sapete? Che sarei stato spaventato. E proprio a conclusione di tutto questo grande discorso mette una frase che è questa, Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose, l'odiate, perseguitate, affinché abbiate pace in me. Non la cercate nel mondo, non la cercate nello yoga, non la cercate nella meditazione trascendentale, non la cercate nel Prozac, non la cercate nel Valium, non la cercate nella cocaina. Voi avete pace in me, in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto, non vincerò. Io ho vinto il mondo, io già l'ho vinto, io già sono vincitore. Per cui la competizione non è aperta, è chiusa, la coppa è già stata consegnata, il trofeo già è pronto, i gradini del podio già sono occupati. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, nel mondo avete tribolazioni. Ma fate coraggio, io ho vinto il mondo. L'enfasi dell'intero brano non è che il mondo ci odia e nemmeno mi ci presenta. L'enfasi è quella profezia, perché quello è l'adempimento alla profezia che dice Gesù: è chiaro, è logico, succederà, sarete perseguitati, vi odieranno state sicuri che sarete perseguitati. Ma l'enfasi del brano è sul fatto che io sono testimone di Cristo insieme a Cristo, non senza difficoltà, sarà costoso, sarà pericoloso, avrà un prezzo, ma non sarò da solo e soprattutto ho la certezza di aver vinto il mondo assieme a Cristo. Non è poco. Noi testimoniamo non di un futuro vincitore, ma del vincitore che già c'è stato. È questa la forza di noi cristiani, è questo che ti deve spingere a testimoniare di Cristo nonostante le persecuzioni, nonostante l'odio. Prendiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di aver vinto. Grazie di aver vinto. Grazie di essere stato il vincitore da sempre, sin dall'inizio. Non c'è mai stato dubbio che tu avresti vinto. Se tu che mi hai seguito sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, venga assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io non voglio mettere l'uniforme del mondo, io voglio seguire te. Io ti sono grato perché tu mi hai, ti sono grata perché tu mi hai preso quando ero così come
come mi hai trovato, con i miei difetti, i miei peccati e le mie limitazioni. Io voglio continuare a testimoniare di te. Voglio testimoniare di te all'interno della mia famiglia, della mia scuola, del mio lavoro, dei miei amici. Voglio ritornare a parlare di te. E voglio evitare di fare le cose che piacciono al mondo se non piacciono a te. Aiutami in questo. E a te, Spirito Santo, ti prego affinché tu mi dia la forza di collaborare assieme con te per testimoniare di Cristo, affinché altri giungano a te, giungano a Gesù e ottengano la vittoria che lui già ha avuto. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore.